politiche le quali illuministi, che per convincervi che la rivoluzione fosse cosa buona e giusta dissero loro che San Gennaro aveva fatto il miracolo dello scioglimento del sangue alla loro entrata in Napoli. E la Zanoni erano come diceva questi no, non potendo sopportare quella che lì al posto di San Gennaro elessero Santo Antonio patrono di Napoli. E guarda caso, proprio il 13 di giugno le armate sanfiliste arrivarono a Napoli al ponte della Maddalena, a Forlane e Giacopine, e facettero una mattina. Alle 13 di giugno a Sant'Antonio il signore si birbante e facette un mazzo d'anda sopra nuvoli francesi o di tasse sanguinose le carte dal tetto arpa a me arpa a te sono a donna sono a carmagnola sono le consigli vorrei con la famiglia e sono a donna sono a carmagnola sono le consigli vorrei con la famiglia. Altro che libertà, legalità e fraternità. In questa storia pagò caro prezzo non solo Napoli ma tutta la provincia di terra di lavoro, con le tasse ma soprattutto con la vita. Al 21 furono sterminate più di 1000 anime, ma ci furono dei paesi completamente massacrati. La reazione della Zanoni fu vincente, il loro carattere, il loro saper vivere scacciò i rivoluzionari. E sapevano vivere anche le donne, come la certa donna Luisa, che per sfuggire alla pena di morte disse di essere gita, ma caso strano, nessuno riuscì a farla partorire. Sono arrivato, c'è una buona causa, e voilà, c'è una libertà, alle bombe maldane non è niente scelte, e tra i miei ci che bene è una donna d'altra va, e sono e sono, sono carmagnola, sono i consigli di vorrei con la famiglia, e sono e sono, sono carmagnola, sono i consigli di vorrei. Il popolo inneggiava Tata Maccarone, il re Borbone, e con l'aiuto dell'esercito della Santa Fede e l'armata sanfilista riuscirono a sconfiggere i francesi e giacobini. Gettato a terra l'albero della libertà, il simbolo della rivoluzione francese, scacciarono i sostenitori della Repubblica dicendo loro: Signor, scagliate la cucca! All'uomo senza guerra si tirò la libertà, a Forlane e Giacobine e facette